Poco meno di 10 minuti per trasformare i nostri uncinetti classici in uncinetto tunisino. Ciao amici, bentrovati. Da qualche tempo avevo fermo lì un uncinetto tunisino. Questo è a due punte e serve per la lavorazione in tondo della tecnica. È un pochino di giorni che mi è venuta la voglia di provare a vedere se sono capace nel lavorare la tecnica tunisina. E provando provando è venuto fuori questo. Il problema è che non avendo uncinetti tunisini di tutte le misure in casa, ne ho creato uno io con quello che avevo. Questo che sto usando per questo lavoro l'ho semplicemente allungato, come potete vedere, con una cannuccia. Ho messo all'estremità la cannuccia, all'interno, per renderlo un attimino più rigido, vi ho infilato uno di quei spiedini che servono per cucinare. Per non far cadere i punti, poi ho arrotolato semplicemente l'estremità della cannuccia e sistemato con un poco di scotch. Poi mi è venuta in mente un'altra idea. E vi faccio vedere come creare degli uncinetti tunisini oltre che con la cannuccia. Quindi abbiamo bisogno di cannucce, i nostri uncinetti classici, spiedini di varie misure, qualche tappo di sughero e dulcis in fundo, le bacchette che servono per gonfiare i palloncini con gli appositi tappini per poterli mantenere. Questi si trovano tranquillamente nei negozi di hobbistica, dai cinesi, nei supermercati. Sono quelle bacchettine che servono per gonfiare i palloncini, e questo tappino messo sulla cannetta tiene fermo il palloncino stesso. Dai tappi di sughero ho ricavato delle piccole rondelle che mi serviranno da tappo. Se dobbiamo fare lavorazioni piccole, tipo mattonelle o piccoli lavori, possiamo tranquillamente usare l'uncinetto normale, mettere il tappino in fondo e partire con la nostra lavorazione. E i punti, man mano che li lavoriamo, resteranno fermi e non cadranno dall'uncinetto. Se invece abbiamo bisogno di un uncinetto più lungo, possiamo fare in questo modo: prendiamo un uncinetto, prendiamo la cannuccia, non facciamo altro che infilarla ad una estremità, o spingiamo e lasciamo che la cannuccia si vada ad incastrare dove l'uncinetto si appiattisce, quindi abbiamo allungato di circa il doppio l'uncinetto. Quindi, se questa lunghezza a noi basta, andiamo ad infilare uno spiedino nella cannuccia, facendolo arrivare fino a toccare l'uncinetto. Una volta che abbiamo raggiunta la misura, io lo metto con la punta perché mi serve la punta per poi infilarci il tappo. Una volta che abbiamo stabilito la lunghezza dello spiedino, lo andiamo a spezzare e lo rinfiliamo nella cannuccia. Vedete? Prendiamo il tappino e lo mettiamo alla estremità per non far cadere i punti. Ok? Sistemiamo la cannuccia. La spingiamo ancora per farla incastrare e il nostro uncinetto tunisino è pronto per essere usato. Per evitare che faccia questo
gioco andiamo a fissare con un poco di scotch o con una punta di colla a caldo. Ecco qua. Vado a togliere il tappo, lascio fuori la punta per poi andarlo a rimettere e fisso lo spiedino con un poco di scotch. Se avete la colla a caldo ancora meglio. Vado a rimettere il tappino e il mio uncinetto è pronto. Se volete potete mettere anche lo scotch da quest'altra parte per tenerlo fermo al vostro uncinetto. Un altro sistema è quello di prendere la cannetta dei palloncini, l'uncinetto e il tappino. Infiliamo sempre l'uncinetto nella cannuccia, vedete questa volta la cannuccia è più larga, quindi la spingo sempre fino ad arrivare a dove l'uncinetto è schiacciato. Prendo un poco di scotch per andarlo a fissare, così durante la lavorazione non si muove. Ecco qua. E questa volta il mio uncinetto ha quasi triplicato la sua lunghezza, quindi lo posso tranquillamente usare per lavorare coperte, scialli o lavorazioni più grandi che l'uncinetto classico o quello tunisino a due punte non riuscirebbe a contenere, perché oltre a quelli fissi ci stanno gli uncinetti tunisini che dietro hanno i cavetti come quelli intercambiabili dei ferri da maglia. Dicevamo, sistemata la cannuccia intorno all'uncinetto, prendiamo il tappino e lo andiamo a mettere alla estremità, così che quando andiamo a lavorare teniamo tutti i punti sull'uncinetto, il tappo stesso non li fa cadere. Questo è il classico a due punte che trovate in vendita nei negozi. Questo è quello classico al quale ho infilato un tappino per tenere i punti e non farli cadere per le piccole lavorazioni. Questo è quello che abbiamo allungato con la cannuccia per le lavorazioni leggermente più grandi. E questo è quello che abbiamo fatto con la cannetta, e che secondo me all'incirca misura mezzo metro. Un'altra opzione per costruire gli uncinetti tunisini, questa volta con il cavo flessibile, potrebbe essere quella di usare questi fili in plastica che servono per la realizzazione delle tende da esterno. Io ne avevo qualcuno di riserva per la mia tenda e li ho usati appunto per fare i cavetti all'uncinetto tunisino. Ne ho tagliati di diverse misure e questo è il risultato. Non ho fatto altro che prendere l'uncinetto, tagliare il cavetto della misura che mi serve. In genere in circolazione ce ne stanno di diverse dimensioni, dai 40 cm al 1,20 m. Io ne ho fatto uno di 60, uno di 80 e mi è rimasto questo pezzo dal filo e ne vado a preparare un altro, semplicemente prendendo il filo in plastica, appoggiandolo alla coda dell'uncinetto e vado a fissarlo con un poco di scotch. Non metto la colla a caldo perché questi sono gli uncinetti classici che io uso per la lavorazione base. Ecco qua, abbiamo creato
il nostro uncinetto concavetto. All'estremità prendiamo il pezzetto di sughero che abbiamo ricavato dal tappo, la rondella, ecco qua, e l'andiamo a posizionare il tappino all'estremità del filo e abbiamo creato il nostro uncinetto con il cavetto. Tra le varie opzioni che vi ho illustrato, questa per me è la più comoda. Ecco qui, tre uncinetti di diverse misure con tre cavetti di diverse lunghezze. E questo è quanto. Spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video.